l'opportunità di fare un passo avanti e si presentano col vestito vecchio, come noi li vedevamo da millenni, per educazione, il papà, l'uomo nero, il cattivo, no? Per educazione li vediamo così. E invece tu fai semplicemente una trasformazione quando sei pronto a farlo, perché qualcuno già mi chiede queste cose, io non posso dire se uno è pronto o non pronto. Se sei pronto, va tutto bene, se non sei pronto ti mangiano. Questo fa parte così. Benissimo, allora adesso riprendiamo, quindi faremo un ottimo lavoro. Volevo solo riprendere una parola di quello che abbiamo detto ieri, perché mi è sfuggita ed è importante. Quando ieri vi ho parlato del vostro Adamo inconscio da liberare, Adamo e Eva fanno lo stesso, come si dice uomo per dire anche donna, no? Ecco, che è un argomento, saremmo stati 5 minuti, ma non è una cosa da 5 minuti, perché tu diventi androgeno, capisci? Non è una roba da 5 minuti. E vi ho detto, l'ho citato in questo contesto, perché? Vi faccio una domanda mezza retorica che capirete subito. Siccome qui dobbiamo ricollegarci alla creazione, alla sorgente, è chiaro che dobbiamo collegarci lì e quindi vuol dire diventare creatori. Sarà chiaro, no? Allora, tra noi, noi, e il nostro Adamo o Eva, poca importanza, inconscio, qual è più vicino alla sorgente? L'inconscio. Per quello è importante richiamarlo. Sarebbe addirittura che quando noi parleremo, poi parleremo con la nostra bocca, ma dovremmo dire sta parlando lui. In qualche modo dovremmo dar lui, noi prestiamo lungo a lui, che poi ci siamo uniti, per cui siamo, abbiamo ricreato l'unità, l'androgeno. Però deve essere chiaro che comanda più lui. Cioè, noi ci mettiamo la conoscenza puntuale, specifica di tutte le cose, ma quella capacità di chiamare in alto ce l'ha più lui di noi. Noi abbiamo la capacità di capire la falangetta che cos'è. Lui non aveva la falangetta, capisci? Non aveva la falangetta. Noi siamo questo, ma lui ha l'origine. Lui è più vicino all'origine, noi siamo più vicino alla fine. Lui è più vicino quando eravamo uno con il padre, paradiso, noi siamo più vicini cosa? A tutte le malattie. Tutte le malattie, le patologie, i virus, i batteri, i microbi e le pestilenze, non è roba da paradiso terrestre, è roba nostra. Quindi noi siamo più vicini alla finalità, lui è più vicino all'origine. Quindi mettendo insieme le due cose, cosa devo fare? Audio di sicurezza. Audio di sicurezza. Quindi mettendo insieme le due cose, noi uniamo l'origine con la meta. Per cosa? Per creare un nuovo flusso che possa fluire attraverso di noi purificati fino alla meta. Quindi chiamiamo con la sua voce, usiamo per capirci, per sintetizzare, facciamo chiamare a lui e noi diciamo dove andare. Non è molto tecnico, scientifico, spirituale, ma per capirci. Quindi questo lavoro è un lavoro, io vi invito a farlo, che poi dopodiché sarebbe da farsi una giornata a parlare di questo. Ma sull'uomo, sulla liberazione di Adamo, ho fatto uno, aspetta che uno si ricorda. C'è anche un PDF. C'è anche un PDF, vedi, neanche mi ricordo quello che ho fatto. Riesce a trovare, rintracciare il documento o video dell'uomo, liberazione di Adamo, se lo trova ve lo scriverà là, se non lo trova arriverà, se non c'è... Allora, avete capito questa importanza? Io non posso dire di più, perché dire di più vuol dire chiudere questo lavoro e farne un altro, capite? Quindi siamo così. Vi ho detto già che tutto il lavoro che noi stiamo facendo è come essere in cima all'Himalaya e percorrere solo gli 8.000 metri col salto. E tutti gli altri li guardi, ma non puoi scalarle tutte le montagne. Quindi questa è un'altra montagna, è un 7.900 questo,
non è un 8000, capisci? Però che sono quelle cose che vanno fatte. Come posso io entrare in Gerusalemme celeste a metà? Perché io sono metà. Facciamo come quei giochi di prestigio, come li chiamano, che tagliano la donna a metà, la mettono sul banco e la tirano giù, no? Bene. Bene, allora questo volevo riprenderlo, che ieri mi era sfuggito. Spero che vi siate letto quella conferenzina, quell'estratto di Steiner sull'alfabeto, molto interessante, io credo che sia molto interessante. Bene. Allora affrontiamo il lavoro di oggi. Il lavoro di oggi è nuovo. Allora, in realtà una parolina nei precedenti incontri, io sempre metto qualche parolina, perché lavora. Non avete idea come lavorano le parole, perché se certe parole, speriamo che siano di verità, dentro di noi muove delle cose profonde. Per cui anche se le dimentichiamo, le cose profonde si muovono. E quando viene il momento che una cosa viene, diciamo così, spiegata da più punti di vista, c'è già questo lavoro inconscio, che lo fa l'Adamo di sotto, che quindi è più facile comprendere. Questa è la didattica, abbiamo sempre detto che usiamo questo tipo di didattica. Quindi oggi ci concentreremo nei vari aspetti del cosiddetto quinto ventricolo. Quinto ventricolo. Il quinto ventricolo, che qualche cosa abbiamo già detto, è il grande mistero, il grande segreto del cammino di iniziazione. Voi, man mano che parleremo, vedrete che tutto quello che abbiamo fatto era per arrivare qui. Quindi le triti del capo, le triti del seno, il vitello d'oro, tutte quelle fondamentali, perché le altre le abbiamo lasciate stare, però tutte quelle che abbiamo fatto sono preparatorie per arrivare qui. Quindi adesso siamo al quinto incontro e arriviamo qui. Benissimo. Allora, vedete subito, ci sono delle immagini. Le immagini cresceranno man mano che andremo avanti. Siamo a pagina 37. La prima immagine la vedete voi, così non occorre che disegniamo. Vedete che c'è il cuore e intorno... allora, leggiamo proprio... c'è scritto cuore. Cuore si capisce, no? Ecco, poi a sinistra c'è scritto pericardio. Il pericardio, abbiamo già accennato, è questa membrana che avvolge il cuore, dove adesso siamo molto colpiti. Sapete perché la fanno sulla sinistra? Perché ci sono molti casi di paralisi del braccio immediato. Allora dicevo, siccome il lavoro era manuale, cioè ti faccio il sinistro perché così continui a lavorare, capisci? Cioè, è razionale, però loro sanno già che mettiamola a sorridere, dai, mettiamola a sorridere che è meglio. Bene, allora voi avete questo pericardio, peri vuol dire attorno, quindi questa membrana di cui abbiamo già parlato che avvolge il cuore. Poi sopra ci sono tutto il complesso dei vasi che sono vene, aorte, tutto quanto sopra, sono questi archi, li vedete, no? Questi archi, che continuano e anche un po' più in alto, sono quelli più attaccati al cuore, poi quello che va sopra. Quello è il quinto ventricolo, vorrei dire in senso fisico, perché questo è, come dire, il seme del quinto ventricolo, che tutti abbiamo questi vasi, però non è detto che abbiamo attivato il quinto ventricolo. Poi il quinto ventricolo, di questo parleremo praticamente quasi tutto il giorno, questo quinto ventricolo non è limitato a questo disegno che io ho fatto, perché il quinto ventricolo, è arrivata la mosca, buongiorno, man mano che noi cresceremo, che lo alimenteremo, lui arriva fino all'ultima stella. Quando è arrivato fino all'ultima stella cosa fa? Fa ancora un passo e va nel manifesto. E quando va nel manifesto cosa fa? Arriva la sorgente della sorgente. Quindi noi col quinto ventricolo arriveremo lassù. Quando arriveremo lassù, in proporzione a quanto è sviluppato il nostro quinto ventricolo, potremo far scendere. Ma già quando arriviamo in Via Lattea è già tantissimo, eh? Adesso sempre senza fare i massimalisti.
però in via Latte, già solo zodiaco non è male, cioè, anche sul sole non è male, già averlo sviluppato non è male, però non ha dimensione, perché la sua dimensione è l'infinito, il sommo Dio, quindi diventare creatori. Noi, l'uomo diventerà creatore con la forza del quinto ventricolo. Ecco. Quindi tutto il tema che era dei nostri incontri, da creatura a creatore, ci siamo arrivati. Ma è scritto queste cose, guardate che sono scritte. Sono scritte. Bene. Sono venuti anche gli amici ad ascoltare, abbiamo anche gli aiutatori, abbiamo visto che quindi abbiamo cambiato il fonico. Bene, allora, questo quinto ventricolo è di natura eterica, non c'è nulla nel piano fisico. Cioè, nel piano fisico c'ho questi vasi sanguigni, va bene, perché il povero sangue anche lui deve passare da qualche parte. Però lì si crea poi un corpo eterico. Chiaramente ogni mia cellula c'è una componente eterica, però lì si crea un nuovo corpo eterico. Quindi si crea questa forma, questo uovo, una forma sferica, diciamo uovo, perché nell'uovo c'è anche l'uovo cosmico. Qualcuno ha sentito parlare di uovo cosmico? Sì, bene, tornerà anche da noi. Quindi questo uovo che rappresenta l'inizio della vita, della creazione. Quindi tramite questo noi cominceremo prima a svilupparlo e arrivare al sole. Arrivare al sole vuol dire arrivare al nostro spirito vitale amoroso, al Cristo in noi. E nascerà il Cristo in noi. Non io, ma il Cristo in me. Il Cristo in me dove nasce? Nell'alluce? No. Nella punta del naso? No. Nel quinto ventricolo. E chi lo fa nascere è sempre la forza della madre. Va bene? Quindi noi arriveremo. Faremo un percorso, poi dipende da quanto ci si apre, non 5 minuti, ma ci si apre, questo è un lavoro profondo da fare, si sperimenterà la nascita del Cristo in sé, in noi. Questo ha un altro nome, cioè Cristo in noi si capisce, però ha un altro nome, è il maestro di te stesso. Cos'è il maestro di te stesso? E qui è scritto nel Vangelo, perché noi abbiamo sempre, almeno io c'ho sempre un occhio che guardo il Vangelo, per essere sicuro di non perdermi, come dire, vado parallelo, capisci? Nei vari passaggi controllo, se non trovo il punto di aggancio, dico sta attento, sta sicuro, capisci? Il Cristo lo dice chiaramente a parole sue. Lui dice: nessuno si faccia chiamare maestro. Poi cosa dice? Uno solo è il maestro. E poi come finisce? Il Cristo. Ma come? Lui è come dire... È quasi un egoismo, no? Cioè, io sono l'importante, no? Cioè, nessuno si faccia, uno solo è il maestro, il Cristo, quello che nasce in te. Capite? Quello che nascerà in te. Quindi da quel momento noi abbiamo il rapporto, il dialogo, l'aiuto, fate tutto quel che volete, con il Cristo in noi. Quindi non c'è più nessuno che ti può dire niente. Nessuno. Cioè, puoi trovare un'altra persona che ha fatto il lavoro e ti confronti, capisci? Però non c'è più un'autorità esterna. Se uno mi viene a dire, guarda che parlo per quello che io ne ho già parlato male, quindi, se qualcheduno a Roma o qualcheduno a Dorna ti viene a dire che non è così, tu non te ne cali, capisci? O poi se tu te l'ha detto il tuo Cristo interno, lo dici tu. No, io ho visto che in quella conferenza di 100 anni fa, 100 anni fa, sì, 100 anni fa, è vero, è esistito il 1800, il 1923, è già esistito, ma sono un po' cambiate le cose. Quindi se noi vogliamo essere nel qui e ora, perché il Cristo è solo nel qui e ora, lo sappiamo come frase fatta, no? Il qui e ora è ogni battito cardiaco. Più qui è ora di un battito cardiaco, cosa vuoi? Perché un battito è diverso da quello di prima. Sono sempre diversi, perché entra il sangue porta le esperienze, porta l'azoto, le immagini cosmiche, quindi il mio battito tic, è diverso di tac. E il Cristo che è dentro nel mio cuore, quinto ventricolo,
si presuppone che lo sappia, visto che lì passano i vasi sanguigni, capite? E quindi mi dà l'aggiornamento puntuale, come si suol dire. Quindi questo è il rovesciamento, è la meta. Poi questa meta andrà riempita. Riempita perché, vi ho detto, si incomincia dal sole. Quando incominci ad arrivare sul sole, il sole vuol dire incontrare il guardiano della soglia. Il cosiddetto guardiano della soglia che avete sentito nominare, il piccolo guardiano è nel sole, che non è altro che il tuo io superiore. Allora finalmente ti sei ricongiunto con l'anima natanica, con l'io superiore, che abbiamo visto all'inizio che con la caduta ci siamo separati, ti sei ricongiunto. Ti sei ricongiunto col tuo Adamo, con la tua Eva, con la tua anima natanica, sei uno, sei tornato uno. Noi non siamo uno, siamo una parte. Bene. Però abbiamo tutti gli strumenti per tornare uno. Queste sono parole, penso che per molti queste sono parole nuove. Anche nei testi, stanno nel cenno, per carità, però io penso alla disperazione di quell'uomo, se mi è permesso, perché proprio non era ascoltato, mettiamola così, non era ascoltato. Va bene. E quindi incontreremo il sole, quando saliremo sul sole noi faremo, non dico un'esperienza, ognuno la farà a modo suo, per carità, però ci sarà dato una guida in più, che è un arcangelo. Noi avremo un arcangelo custode, avremo l'angelo custode e poi avremo un arcangelo custode. Questo quindi un paraclito, che avere un arcangelo paraclito non è una cosa da buttare via. Quindi vedete che i paracliti sono senza fine. L'arcangelo paraclito, che quindi parte dal sole, ci darà la capacità per arrivare allo zodiaco. Perché dopo si cammina. Come fai ad arrivare allo zodiaco? Marte, Giove, poi giro a destra, c'ho i pianetini, mi fermo un po', e cosa fai? Allora uno ti dice, oh, io guarda qua, io so esattamente il diametro di tutti i satelliti di Giove, quindi io sono pronto. Cioè, buonanotte. Capite? Quindi ci vuole un arcangelo. Poi arriverai sullo zodiaco. Allora, vi dico subito, la fatica è arrivare a partire. Partire è la grande fatica. Poi quando sei dentro è una questione di inventario. Capisci? Il problema è arrivare a Pax Mundi. Quando sei arrivato a Pax Mundi, poi è solo un problema, c'è chi con loro insegna, sono lì, impari, no? In 2-3 ore, in un giorno, sai tutto di Pax Mundi. Il problema era fare tutti i tornanti per venire quassù, questa è stata la prova, no? Bene, quindi quando arrivi allo zodiaco, arrivi altre entità di aiuto. Queste altre entità di aiuto cominciano a essere entità superiori, perché tu hai passato il sole per arrivare allo zodiaco, quindi una potestà, che sarebbe lo spirito del sole, ti viene come paraclito per andare avanti, arrivare in regioni cosmiche. Poi te ne arriva un altro per arrivare nel manifesto. Basta così, e quando arriverà, arriverà, ma sappiate che tutto il cammino è accompagnato. Non siamo soli. Vi ricordate ieri che ho detto, nuove entità, nuove guide stanno aspettando l'uomo per questo cammino. L'abbiamo letto ieri, all'inizio. Quindi non siamo soli. Man mano che noi ci impegniamo, arrivano questi nuovi aiutatori. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Impegnarci, testimoniare, dire sempre la verità, in umiltà, devozione, sempre quelle parole lì, umiltà, devozione, verità, intrepido, solo contro tutti? Solo contro tutti. Che problema c'è? C'è stato, mi sembra che era la volta scorsa, mi sembra che l'abbiamo letto la volta scorsa, quando a un certo punto lo Spirito diceva, ma come pensate di proteggervi per il mondo? Qual è la protezione che vi protegge per il mondo? Qual è lo scudo? Cosa pensate? I soldi, il bunker, il filtro antiatomico? Come pensate? Avere le azioni della Fiat? Cosa pensate di fare per proteggervi dal mondo? Fa, l'unico solo è solo lo Spirito, il Cristo e la Madre, che si metteranno come scudo e non sarete toccati da nulla. L'unica è questa, abbiamo davanti dei tempi che ci auguriamo belli, ma l'aria non è bella e quindi
bisogna avere una protezione. E quando sei in questa dimensione, neanche un capello ti può essere toccato. E se no vai nelle logiche del mondo. Le logiche del mondo le conosciamo più o meno, no? Bene, quindi questo per dirvi che tutto questo cammino è accompagnato. E la frase del Cristo, uno solo è il maestro, il Cristo, prende realtà. Solo che da leggere quella frase, arrivare a capire cosa voleva dire, ci sono passati noi 5 incontri, per la storia 2000 anni, perché questo non è così facile. Va bene, fin qua ci siamo? Sì. Bene, allora, bene, questo, allora, questa è l'immagine. Poi l'insieme del quinto ventricolo con tutto il cuore, con tutto quanto, è il dodecaedro. Il dodecaedro, che ho portato i giocattoli, dodecaedro, internet, 20-30 euro, c'è tutti i soliti platonici, te li monti, io ho riempito casa, che crea con qualche problema perché era già piena. E ve lo faccio vedere. Questo è il piccolo dodecaedro stellato e questo è il grande dodecaedro. Poi metterò le etichette, per favore non toccare, perché per fare quello mi sono attaccato le dita per 3 giorni e lì ho imparato meglio, e 2 giorni solo. E poi, per parlare del dodecaedro, chi ha letto l'immaginazione di Michele, di Steiner? 1, 2, 3, 4, 5, 6, parla del ferro, no? Parla del ferro? O uomo, tu lo conosci per il tuo suo uso materiale, ma vado braccio, ma verrà un momento che lo conoscerai per il suo uso spirituale. Dice così? A braccio, eh? Dite un sì? Siamo già pochi, almeno ci sia il sì. Allora, cosa voleva dire il ferro con l'uso spirituale? Io ferro omeopatico l'ho usato molto, ma non è l'uso spirituale il ferro omeopatico, è la rarefazione, il miglioramento di quello che porta, ma non è spirituale. Se io vi faccio vedere questo è ferro, vedete che è un dodecaedro? Poi ve lo metto qua, non toccare, perché questo me l'ha procurato il buon Paolo dopo almeno 5-6 anni che lo cercavamo. Quindi questo viene dall'isola d'Elba, l'isola del ferro, questo è il minerale del ferro a forma di dodecaedro. Quindi nel ferro, nucleo M del sangue, c'è questo. Questo è il ferro spirituale, qui è materico. Però in genere è un cubo, eh? Però ci sono delle forme rare, basta pagare, ce le hai, però devi andare là perché in internet lo trovi come foto, però non c'è, è esaurito. Oppure ti danno delle cose piccolissime, insomma. Ecco, quindi questo è il ferro, che è la stessa forma, anzi lo metto all'interno. Allora, cosa vuol dire questo? Questo dodecaedro, l'insieme del dodecaedro, è che se io fossi Platone, direi questa è la forma dell'etere cosmico, perché sono i 5 solidi platonici, no? 4 elementi, più il quinto solido, che è il dodecaedro, è la quintessenza, l'etere. E Platone, la scuola platonica, dice questo è l'etere cosmico. Fine di Platone. Dopodiché tocca prenderti il piccone per tirare fuori il ferro. E questo dodecaedro ha delle varianti. Il dodecaedro è un solido che ha delle varianti. Uno, c'è il famoso solido duale che ho detto l'altra volta, che è l'icosaedro, che è l'interno. Però questo è un dodecaedro. Solo che invece che avere la faccia pentagonale, c'è la piramide pentagonale. Dove qui c'è la faccia, qui c'è la cuspide. Questo si chiama piccolo dodecaedro stellato. Lo troverete, ci sono messo le foto. Cioè, questo che cos'è? È l'immagine, immagine vuol dire non realtà, no? È l'immagine della mente di Dio che ha creato tutto. La mente di Dio che ha creato, vedete, dalla mente cosa escono? Le cuspidi, che è l'uomo. L'uomo è il 5, no? Poi questo è disceso,
l'antico Saturno, Sole, Luna, i tre stadi precedenti, Saturno, Sole, Luna, arriva sulla Terra, abbiamo il dodecaedro con il ferro. Poi abbiamo la risalita. Quando saremo in risalita, le meditazioni, tutto quanto, quando arriveremo al pensiero puro, che ne parleremo, quando arriveremo a questi livelli, noi alla fine arriveremo qua. Quindi questa è la discesa, questo è l'uomo e questa è la salita. Salita, questo è l'uomo creatore. Dio creatore, l'uomo come adesso, che ha la potenzialità, sono tutti dodecaedri, capite? Sono varianti di dodecaedro, qua bisogna studiarselo un pochettino, qua qualche giorno a scavare ci va, però questo è il passaggio, e tutti questi passaggi si parlano così, capite? Qui abbiamo i tre stadi, qui abbiamo i tre stadi precedenti dell'evoluzione, bene, e qui abbiamo gli Ain nella salita. Qua abbiamo la pensiero puro, bla 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 bla, tutto quanto. Qui abbiamo ad esempio l'antico sole, la saggezza, fino ad arrivare all'acqua, quindi fuoco, aria, acqua, terra. Nella terra abbiamo questo. Questa è la terra, col ferro. E poi, ti rovesci. Questa è la nostra meta, che è il simbolo del corso. In copertina sul primo c'era questo. E c'è ancora. Che volevo tenerlo anche come simbolo tutto il lavoro, però devi farlo piccolo, non si capisce niente, diciamo. Però va bene, ma per capire che non siamo i primi a inventare queste cose, capisci? Quando vai, ad esempio, in San Pietro, nella piazza, se non sbaglio, mi sembra San Pietro o San Giovanni Laterano, a capire, da qualche parte c'è un obelisco, che so che ci sono tanti a Roma di obelischi, e in cima è raggiato, c'è questo qua. Quindi l'hanno messo nella cultura esoterica rinascimentale, queste cose si sapevano e ci sono questi. E più di uno, finito, adesso non si lavora più perché mi spoglio. L'importante c'è, basta, c'è, vi assicuro che c'è. Anche perché poi sono tutte foto da lontano e... No, il grande dodecaedro è questo qua. Sì, no, se uno collega tutti i vertici sembra un icosaedro. Se collega tutti i vertici, perché tu, va bene, tu in realtà collegandoti sei andato lì dentro. È una metamorfosi, quindi cosa vuol dire metamorfosi? Rovesciamento. Qui, questo qui, se dai pentagoni faccio uscire le piramidi, ho questo qui. Quindi è un rovesciamento della faccia. Quindi dalla mente di Dio a un certo punto ho pensato l'uomo. Per pensare all'uomo devo scendi giù per gli Ain, torno su tutto quanto e poi sarà l'uomo il 5. Vedete che il 5. Spostare un po' per favore la voce. Basta dirlo. E allora c'è il 5 ed è l'uomo che agisce. Perché il 5 è la cuspide che agisce e qui ci sono questi tre triangoli, diciamo. E questo vuol dire che la Trinità è in noi. Io sono quassù e ho in me la Trinità. Sono Spirito Santo, sono Figlio e sono Padre. Quindi posso creare nel rispetto del grande disegno. Sempre nel rispetto del grande disegno. Enzo, scusa, per riprendere il parallelo che fai con il piccolo dodecaedro, sembrerebbe che il grande dodecaedro ha un triangolo con una piramide che entra. Triangolare? Ascolta, è lì, va bene? È un icosaedro con la piramide che entra. Va bene, sì, si può vedere così, ma a un certo punto siamo persi però. Ci siamo tutti? Sì, bene, siamo ancora a pagina 37. Allora, questa figura del dodecaedro è conosciutissima. Per chi è un po' più dentro in antroposofia, quando lo Steiner ha fondato la società antroposofica, ha messo due dodecaedri così, uno grande e uno piccolo, li ha attaccati insieme e ha fatto la meditazione. Quindi la meditazione è stata fatta su questo. Uno rappresentava l'uomo grande e l'uomo piccolo. Puoi metterci quel che vuoi, chi dice anima, chi dice spirito, come era il Getteanum con le due sale, ognuno
ognuno ci aggiunge o ci toglie, fate quel che volete, sta il fatto che lui ha detto dodecaedro, due di rame saldati insieme, che è stato un problema farli anche, va bene. Quindi per quello che vale, perché è un'autorità esterna, però è stato riconosciuto l'importanza di questo, perché tramite questo noi evolveremo. Quindi abbiamo un Platone, abbiamo uno Steiner e poi siamo noi che brancoliamo un po' nel buio, però una lucetta, attentoni magari, però vedremo di andare avanti. Quindi per comprendere questo, io non l'ho portato perché sennò ci perdiamo tempo, lo cercate su internet se volete, c'è il dodecaedro romano, che sembra che avevo accennato. Il dodecaedro romano è un dodecaedro qui fuori, c'è i buchi. I buchi di diametro diverso, con delle palline e tutto quanto. Poi se volete farvi del male, leggete le spiegazioni che danno e capite quanto l'uomo è perso nei meandri dei meandri delle tenebre, perché quello lì ne sono trovati più di un centinaio, ne sono stati trovati, ed era sempre, lo trovavano, diciamo, nelle stanze, o nell'angolo della stanza, dove c'era, virgolette, il tesoro, i soldi, i denaro, i monili, insomma, dove tu tieni un po' il beauty, va bene? Nel beauty romano c'era dentro il dodecaedro, quindi era una cosa preziosa. Lo metti insieme ai soldi, alle collane, al braccialetto, alla corona, quel che vuoi, non lo so, morale è prezioso, che se lo metti nel posto più segreto è prezioso. E quello si usa in modo terapeutico, ancora oggi si può usare in modo terapeutico. Ve lo comprate, 60 euro su internet, lo soffiate un po' per pulirlo perché è fatto in 3D, con la stampante 3D. Quello basta metterlo nell'acqua, soprattutto se fate bollire l'acqua, poi vi bevete quell'acqua e quello è già una buona terapia. Aiuta molto, si può fare di meglio, però quello già aiuta. Quindi per loro avevano il medicinale, capisci? La panacea per tutti i problemi cos'è? Il dodecaedro romano. Perché poi ce ne sono anche altre versioni, anche sferiche, ma adesso troverete. Però adesso che vi ho spiegato questo, vi farà ridere le spiegazioni scientifiche intelligenti che l'uomo ha dato per quello. Sono cose che tu comprendi, non ti curare di loro, ma guarda e passa, perché veramente sono cose allucinanti che hanno detto. Bene, allora, è conosciutissimo in certi ambienti, chiaramente, no? Chi aveva soldi, chi poteva, aveva anche questa forma di medicina. Benissimo. Allora, rappresenta la creazione, adesso questo, la creazione sarebbe questa qua, rappresenta la creazione in una forma geometrica. Quindi le forze generatrici della vita, perché creazione vuol dire vita, no? Quindi noi siamo di fronte alla porta della vita, sempre quella sorgente lassù. Noi dobbiamo arrivare là, se vogliamo. Se no andiamo a prendere le medicine, le cortisone e siamo a posto. Passa tutto con cortisone, poi torna di più, però guarda, sul momento passa tutto. Bene. Allora, va bene, questo ve l'ho spiegato tutto quanto, e vediamo un po', sto un po' saltando. Bene, quindi come dodecaedro, questo che è a metà strada, quindi immaginate un'origine e una fine, e in mezzo cosa c'è? C'è la metamorfosi. La metamorfosi è questo qua. Questo è il Mercurio. Perché tra uno e l'altro è il Mercurio. Quindi diventa l'indicazione dello Steiner o uomo quando conoscerai il valore spirituale del ferro. Capito? Gli sto mettendo degli agganci. Secondo uno cosa ha letto nella vita? Perché se è tutto nuovo, è tutto nuovo. Chi è già? Quello l'ho letto, se mi ricordo, ho visto. Ad esempio uno studio sui solidi platonici è estremamente interessante, però ci vuole anche una mentalità che gli piace. Ti hai studiato i solidi platonici? Sta iniziando, bene, cioè senza fine. Poi c'è anche la sfera con tutti i pianeti dentro, la sfera con tutti i solidi, quello è interessantissimo, non si capisce niente nel disegno, però se tu metti i colorini è perfetto. Quindi c'è tutto il cosmo, non avete idea di cosa c'è qua dentro, è la forma archetipica di tutto quello che noi conosciamo, ci basta.
Prego. Scusa Enzo, ma quando abbiamo parlato dell'essere nella forma della madre, della madre come essere dell'essere, e anche quel dodecaedro lì era terapeuta. Certo. Certo, certo. Ma no, qui c'è anche la madre. Non solo quello romano, voglio dire. No, ma quello romano perché ce l'ho trovato su internet ed è uno dei misteri dell'archeologia. Ne abbiamo trovati, fino in India li ho trovati, eh. Ne abbiamo trovati 100 circa e non sappiamo che cos'è. L'abbiamo trovato lì nel posto sacro e non abbiamo idea e quindi si mangiano le dita. Vabbè, noi le dita ce le teniamo, anche perché sono le falangette che ci portano su, quindi sono anche l'osso rovesciato, fa male, fa male. Va bene. Bene, allora, abbiamo detto, quindi è questa forma, essendo la mercuriale, questa forma è quella cristica, capite? Mercur, Cristo. Sì, ci siamo? Tra l'inizio e la fine, tra l'alfa e l'omega, io sono. Quindi è questa forma qua. Oh, bene. Poi a pagina 38 li vedete tutti e tre in fila, se volete, ci siete già, ho visto qualcheduno. Solo che ho pensato di portarli, insomma, no? Visto che ci ho passato un po' di tempo a divertirmi. Bene. Cos'è ancora questo dodecaedro? Qual è il nostro elemento specifico? Che lui è anche tra le tante cose, è l'unione delle due correnti. L'unione delle due correnti, Caino e Abele, è anche rappresentata da questo. Perché tu ci arrivi sia con un cammino cainita, sia con un cammino abelita. Tutti e due arrivi a questa forma. Cammino, se cammini, se dici io sono abelita e aspetto, sì, aspetti, non c'è problema. Io sono cainita e aspetto, aspetti. Ecco, se tu cammini, arrivi a questa forma qua. Ecco. Platone era più abelita o cainita? Ma. Abelita. Abelita. Aristotele era il cainita. Va bene. Allora, bene, quindi si arriva qui, l'unione delle correnti di cui abbiamo sempre parlato. L'unione delle correnti, visto che ieri sera eravate tutti presenti, è legato al battesimo di fuoco. Perché ve l'ho detto ieri sera, poi alla fine, no? Le due correnti fanno un figlio, ve l'ho detto ancora tempo fa, fanno un figlio che in realtà è sopra. E vedi, e sopra c'è Adamo. Adamo, quindi l'unione delle correnti, l'archetipo, no? Adamo, Dio. Ma Adamo vuol dire ricongiungersi con il nostro Adamo inconscio. L'androgeno. Ma perché sopra e sotto? Scusami. Si fa per dire che uomo e donna fanno un figlio sotto, sì. Discendente. Noi l'unione delle correnti fa un figlio ascendente, che ti porta sopra. Non è una questione di età, è che sviluppi forze per salire. Mentre il figlio, si dice, sarà il bastone della mia vecchiaia. Vedi come i tempi cambiano. No, nel senso che ti manterrò fino alla fine dei tempi. Ecco. Bene, quindi vedete che tutto torna. Se noi riusciamo a vedere l'insieme, quindi Adamo, il secondo Adamo, Eva, caduta, le correnti, Aristotele, Platone, il dodecaedro, il pericardio. Bene. E l'unione delle correnti, che ne abbiamo già parlato, vedete che tutto collabora affinché l'uomo, da vari punti di vista, arrivi a questo elemento qua, lo sviluppo del quinto ventricolo. Capite? Sono tutte, tante, come so Parigi, l'Étoile, siete mai stati l'Étoile a Parigi? Ecco, per fortuna guidava un altro perché non so quante sono le viali che arrivano all'Étoile, cioè, sono viali enormi, non so se sono 10, 12, non so quanti sono. E tu con la macchina giri sperando di trovare la tua uscita, capisci? È un'impresa, ecco. E dici, ma abbiamo un torinese qua, il Rondò della Furca. Rondò della Furca c'è ancora? Quando venivo giù da fuori dall'autostrada con la nebbia che c'era, quanti giri per prendere Corso Giulio Cesare, quanti giri che ho fatto lì, non lo so, panico, panico. Rondò vuol dire Rondò, della Furca
Per me uno ce ne stava secoli, no, della forca, perché ti viene un altro dentro che va bene. Immagino. Sì, ma giri, giri, poi va a finire per disperazione che te la fai. No, veramente è brutto, eh. È brutto. Vedi niente, c'è nel nulla. E così nella nebbia l'avete fatto con la nebbia? O magari avranno fatto qualcosa adesso? Ah, piace. No. Va bene. Bene, quindi fondamentale per entrare nel pericardio, nel quinto ventricolo, è diventare unito delle correnti. Questo è un altro titolo, eh. Non pensate che il cammino di crescita sia faccio un passo e ho fatto il cammino, ma neanche per idea. Ci sono decine, ma decine, decine, decine di piccoli e grandi passi. Non c'è... sì, poi ci sono dei passi fondamentali, chiaro, però è tutto un continuo. Chiedo a Elisa se ho detto una bugia. È tutto un continuo, Elisa? È tutto, hai visto? È un continuo. Quando va bene stai una settimana in pace. Quando va bene. No, anche 2 o 3 giorni c'è un passetto nuovo da fare. È un continuo perché la strada è aperta. Loro vogliono darti tutto. Tu ti apri, è il tempo di digerire, ti arriva un altro ristorante, capisci? È come in Spagna quando fai le tapas, in Spagna, no? Fai il giro delle tapas, un pochettino così, avanti così. Bene, andiamo avanti e adesso andiamo da chi finalmente ne ha parlato, che è Pfeiffer. Pfeiffer, che l'ho citato più volte, perché è un'altra persona che ha sofferto molto a fare l'antroposofo, perché lui che ha fatto la macchina appunto energie libere. Lui è arrivato alle immagini viventi, parole viventi e portare vita della materia. E aveva 20 anni. 20 anni con un precedenti lunghi, va bene. Però qua 20 anni non ce n'è più nessuno. Quanti anni hai tu? Io? 35. Mi sono starato di un decennio, capito? 35. Gli crediamo? No. Però ti credo, sì. Beh, poi guarisce, eh? Poi guarisce. Vabbè, allora Pfeiffer ha fatto tante cose, eh? Tante cose, onore proprio, sono questi uomini che fanno gli onore. Bene, e lui quindi ha fatto queste macchine, ci è riuscito, ve l'ho già detto, lo Steiner gli ha detto distruggila, qui c'è anche scritto qualcosa. Però lui chiaramente una parolina l'ha detta ai posteri, no? E ha scritto questo libro, Una vita per lo spirito, che merita leggere. Io ho fatto un estratto, dove lui parla quello che è inerente al quinto ventricolo. Ecco. Però è un libro che merita leggere. Agri Bioedizioni. Una volta era Piemonte, non è più Piemonte, è diventato... Bene, lui è Cissone, roba sempre piemontese, lasciamola giù. Bene. Bene, cominciamo qualche cosina marginale e dopo andiamo dentro. Lui parla di Dio. Lui parla di Dio. Finalmente qualcuno che parla di Dio. Perché nessuno parla più di Dio. Che di un prete ti parla di Dio. No, ti parla dell'ecologia. Cioè, uno che parla di Dio. Allora, lui dice che nella alle quinta riga, dove è scritto pagina 133, se vogliamo avvicinarci alla natura, dobbiamo avvicinarci ad essa con venerazione e sacralità. Punto. Fine. Premessa fondamentale. Come dico sempre, umiltà, dedizione, tutto quanto. Quindi, sacralità. Abbiamo il divino. Bene. Venerazione. Va bene. Quindi venere, venerazione. Con questo atteggiamento scopriremo nella materia la volontà del creatore, antico Saturno. Io devo scoprire la volontà, non che la scopro nel senso, oi boh, la volontà. Comprendo la volontà del creatore che ha fatto quella cosa lì e poi comincerò a comprendere il perché. Tanto il chi, poi il perché, poi il come. Come si presenta e cos'è, che nome gli ho dato. Va bene.
Però questo, poi scendendo da Saturno, arriviamo alla forma, no? Cioè lui sta facendo tutta l'evoluzione usando altre parole. Quindi la volontà, la forma, io tra parentesi vi ho scritto antico sole così non vi perdete, poi la materia, che è espressione, quindi che cosa? Del pensiero del creatore. Pensiero del creatore dovremo arrivarci noi lassù, con quella sorgente. Perché per salire, saliremo per il pensiero puro. Che dove è il pensiero puro? Nel cuore, non nella testa. No, nella testa è la preparazione del pensiero puro, e nel cuore. Ci arriveremo, ci arriveremo. E tutto questo poi deve essere messo in movimento. La terza forza del Padre è il movimento, che è l'antica luna. Quindi torniamo sempre a volontà, diciamo l'impulso creatore, poi c'è la saggezza, la luce che diventa forma, e poi abbiamo il movimento. La somma dei tre, somma moltiplicativa, abbiamo detto ieri, è, che parola nasce? La vita. Che ritmo? Quindi non vibrazioni, ma moto ondulatorio. Bene. Quindi lui prima fa questa piccola premessa, va bene, poi dice che il movimento, la terza forza di Dio, è nel cuore. Perché se ci pensate, il cuore si ferma una volta sola nella vita, eh? Non si ferma due volte. Quando si ferma, è fermo. Quindi, mentre magari la gamba la tengo ferma, la mano la tengo ferma, l'occhio, la palpebra la tengo ferma, il cuore va sempre, con variazioni, notte e giorno, non ha importanza, però è un muscolo che è continuo. Quindi nel cuore i tre processi della creazione sono continuamente presenti. C'è sempre la volontà, c'è sempre la forza della luce, perché entra l'azoto, le immagini cosmiche, e ho il movimento. Quindi nel cuore io ho la creazione continua. Ci siamo? Questo come espressione. Il cuore è l'espressione della creazione continua. Se io dal cuore passo al pericardio, che è la madre, e dal pericardio, che è la madre, passo al quinto ventricolo, perché la madre genera il figlio, allora dal quinto ventricolo in poi non sono più espressione della creazione, ma sono la creazione. Divento creatore. Sì, ci siamo? Bene. Un po' di allegria, un po' di... Vedete che abbiamo già tutto pronto. Abbiamo tutto pronto. Allora, che non senta mai, da oggi a domani, ma io ce la farò, non sono degno. Non la voglio sentire sta frase, neanche per email. Anzi, se mi mandate un'email così, non rispondo. Non rispondo. Va bene. Allora, quindi tutto questo è nel cuore e conseguentemente nella circolazione del sangue. Perché il sangue c'è un gruppo M che è ferritico, quello lì, capite? Io col mio cuore porto in giro il mio ferro, questo ferro qua, il dodecaedro, in ogni cellula. Quindi io adesso mantengo in vita, ma dopo rinnoverò la vita. Sì? Non è difficile, è il silenzio dell'attenzione. Il silenzio, dicevo, ho sbagliato a fare quattro incontri, ce lo sapevo prima, non venivo. Va bene, va bene. Beh, abbiamo lavorato per arrivare fin qui, miseria. Tutto era per arrivare fin qui, per arrivare oggi. Domani è applicazione. Tutto il lavoro è oggi, tutto quello che abbiamo seminato. Bene, allora, essendo il cuore, questo diciamo che sia uno spazio cavo, c'ha quattro cavità. È un muscolo, è puramente muscolo. Bene, quindi lui vive di movimenti interiori. Vi ricordate, vi ho fatto vedere il filmatino di come il cuore veramente si muove in diagonale a spirale, vi ricordate? E abbiamo fatto anche vedere il filmatino che come c'è il respiro, il cuore e il respiro, e il cervello, scusate, si vanno in sintonia, no?
Quindi è collegato a tutto, si capisce. Ma cerchiamo di capirlo meglio, perché oggigiorno il cuore è una cosa da metterci le mani dentro, no? Si trapianta, si cambiano le valvole, si mettono a posto le coronarie, ti fanno, passano con lo scovolino nelle coronarie, capisci? È diventato un oggetto, un cosa, e come tutti i cosa possono essere intercambiabili. Va bene. Bene, adesso leggiamo due righe, solo due righe, siamo a pagina 40, e un terzo per la testa, c'è scritto pagina 136. Queste due righe le riscrivete poi a casa. Questa informazione sul centro del cuore, sta parlando di, usa altre parole, diciamo sempre questo. Questa informazione sul centro del cuore deve essere nota, deve essere donata a tutta l'umanità, altrimenti l'umanità dovrà soccombere. Non potrà, dovrà. Il verbo dovere nello spirito non si usa, perché non c'è la libertà. Se dico dovere, non c'è libertà. Potrà, c'è un'opzione, potrà, però non è detto, no? Se ti dice dovrà, non ci sono alternative. Quindi, oggi non ce lo facciamo. Quindi questa informazione che va elaborata, sarà il nostro lavoro, questo permette che cosa? Far partire la vita, la nuova vita, il suo sistema che sta morendo, in tutti i suoi aspetti, non solo dell'aspetto adesso magari mi fa male il ginocchio, perché cominceremo con piccole cose, però il futuro vuol dire 2023. Sarà determinante avere delle persone che sanno usare il quinto decreto. Sarà determinante che ci siano persone che sappiano usare il quinto decreto. Sappiano usarlo, quindi che lo usino, magari come si può dire, coordinati su un unico obiettivo, su qualcosa, perché altrimenti dovrà sopportare. Parlato in italiano? Sì. Bene. Allora, poi ci si può avere nel cuore, la sostanza fisica viene trasformata in sostanza eterica, ma questo magari ve lo leggete perché è abbastanza bene, si capisce, diciamo. No? Quello che forse non si sa, oppure si sa, ma si sa in termini materialistici, che quando il sangue esce dal cuore, dal ventricolo destro, va a finire nel polmone, questo si sa. Lì nel polmone il sangue muore, questo non si sa. Allora noi normalmente diciamo viene ossigenato e alleluia, vado nell'atrio sinistro, poi vado nel ventricolo destro e vado a tutti gli organi e porto vita. Questa è la circolazione del sangue dentro molto, molto bene. Il punto è che il sangue nei polmoni muore e viene rigenerato. Questo, comprendere questo, comprendere che nei polmoni abbiamo morte e risurrezione, perché nei polmoni esce la CO2. La CO2, andate a respirare la CO2, che sapete cosa succede, no? Noi portiamo fuori l'elemento di morte che il nostro sangue si era caricato passando per gli organi. Quindi il sangue viene completamente rigenerato. Non parlo di più, mi fermo. Comprendere questo è la chiave per fare le macchine eterniche. Dopo tutti i minuti ce l'hai fatta, no, non l'ho fatta. Lo dico subito, così evitiamo i pasticci. Ok, bene, quindi questo elemento ve lo solo sottolineo e poi lo lasciamo lì. Nel polmone il sangue muore. Come la linfa ascendente delle piante arriva in cima all'ultima foglia, voi sapete, lì muore e viene rigenerata dall'ambiente e diventa zuccherina e nutre. Così il sangue arriva al polmone, muore e viene rigenerata dall'ambiente, che è l'aria che noi respiriamo. Sia pianta e uomo e animale, tutti fanno la stessa cosa su piani diversi.
Quindi dov'è la botanica svedese, agronoma, tutto? Vero che le sai queste cose? Certo, bravo. Allora, capire che si arriva a un punto estremo, la metamorfosi di un qualcosa non è io faccio una foglia e poi faccio il fiore, è una metamorfosi, ma non è così, perché devi dare la foglia che diventa il massimo della foglia, la più grande possibile articolata. Quando è arrivato al massimo della foglia, cosa fa? Torna un po' rimpicciolisci, fa il calice che è verde, quindi è come l'implosione della foglia e poi puff, ti rovesci. Quindi quello vale per noi, vi sto dicendo che quando saranno questi momenti, sono dei momenti che ti senti, il termine tecnico è cacca, però si capisce, no? Cioè dei momenti in cui tu, io vado a letto, dei momenti in cui tu vai in una posizione che tutta una parte di te è finita. E vai a letto, cosa vuoi fare? Tutto il taglio di piedi. Quando è peso ti gira anche la testa che devi appoggiarti ai muri, cosa fai? Niente, niente. Allora vai a letto, 2-3 ore, loro fanno tutta la metamorfosi e poi che ben che sto. Capisci? Perché è una metamorfosi e questi ci sono. Alle volte sono veramente forti, alle volte durano anche di più, alle volte te la cavi anche mezz'oretta. Però non abbiate paura, sono cose normali. La metamorfosi presuppone una morte. La metamorfosi non è una vita che cambia destino, è la morte e la risurrezione. Questa è la metamorfosi. Solo che l'attimo della morte contemporaneamente c'è la risurrezione. Quindi non lo percepisci come morte. Però qualcosa in te deve morire. Il piede da sotto, devi mollare quei gradini. Chiaro, l'ho già detto ieri. Non serve allungarsi. Se non molli il piolo sotto, non sale la scala. Quindi lì è il momento che dovresti fare un esame di coscienza. Va bene. Quindi nei polmoni abbiamo la morte del sangue. Grazie. E la rinascita del sangue nuovo. Grazie. Quindi se io voglio qualcosa di morto, sangue muore, morto. E entra nuova vita, è quello che abbiamo visto ieri, il terzo livello di sacrificio del Cristo che adesso si metamorfosa e dare vita nell'inanimato. Era qua e c'era. Portare vita nell'inanimato, nuove macchine, no? Apocalisse, pagina 12, più volte c'è. Quindi per portare vita nell'inanimato io lo potrò fare, perché continuamente in me avviene questo processo, nella respirazione. E poi la parola respiro c'è spirito, non è che è tanta fatica, insomma, ci arriviamo circa, no? E inspiro ed espiro, quindi è lo spirito che entra dentro di me. Quindi volontà, luce, come c'è l'azoto, e movimento. E ora, sembra facile, quello che non è solo difficile fare, meditare questo vi porta molto avanti. Quello che ho detto all'inizio, saggezza dell'osa croce. Meditare sulle fasi evolutive vi porta molto avanti, perché in continuo noi le ripetiamo. Le ripetiamo dentro di noi passivamente, viene il momento che le possiamo fare fuori. Portare vita nell'inanimato. Adesso lo facciamo nel nostro sangue e lo fanno loro. Poi quando avremo, capite, un arcangelo paraclito, una potestà, spirito del sole, spirito della forma paraclito, tante cose possiamo fare. Quando sei sul sole, tutte le stelle, e anche un po' di... Va bene? Allora, poi c'è questo elemento di ritmo ancora, di Steiner ne parla tante tante volte, dice che c'è un rapporto tra battito cardiaco e polmone di 4 a 1, no? 4 battiti e un respiro, sarebbe 72 e 18, questi sarebbero i numeri classici, 72 che dovrebbe essere anche l'età dell'uomo quando ha completato i suoi cicli vitali, no? Perché sono, no, i settenni sono per 9 fa 63, a 63 anni abbiamo completato tutto il nostro percorso
poi abbiamo ancora 9 anni per preparare i 9 corpi della vita successiva, e arriva il 72. Quando sei arrivato al 72 è finito. Poi capita di farne qualche cosa di più, ma quello vuol dire la vittoria sulla vita. Il fatto che l'uomo viva di più, no? Una volta l'uomo viveva molto di meno, no? Perché non c'era lo spirito di incarnato. Il fatto di vivere di più è la vittoria sulla vita. Allora, questo è molto controverso, perché ci sono persone che sono dentro di arrivare fino qua e campano ancora. Ma lì credo che c'è qualche puntolina, qualche cosa che aiuti, ma loro non ci interessa. Ma se tu hai superato il potere della materia, ci sono diversi modi per superare il potere della materia. Uno, ti tolgono tutto, che è quello che accadrà. Non l'hai capito con la testa, non capirai quello che ti in testa. Secondo è quel tumore. Tumore, quel tumore lento che alla fine, quando te ne vai, c'è 35 kg per dire, quindi hai vinto la materia. Quindi è un sacrificio che fa lì, è una scelta che fa lì, quel tumore lì, è il tumore di lì. Dio ha fatto una scelta di portare queste forze sulla terra per, virgolette, consumare il potere della materia. Bene. E poi c'è, come diceva Goethe, l'effimero, il transitorio, è solo un simbolo. Quindi riconoscere dietro la materia la mater, il seme di luce, amore divino presente in ogni cosa. Quando tu lo riconosci, a quel punto hai vinto l'esteriorità della materia. Quindi hai vinto e libero. Vinto. Il suo potere, lui non ha più potere. Capisce? A questo punto vai avanti. Cioè, l'uomo dovrebbe sempre arrivare a quei 120 anni. Questo dovrebbe essere. E vedete che l'età si allunga. Nonostante la medicina, l'età si allunga. Perché tutte le prove che hanno fatto con il placebo, le varie ospedali, le varie prove, e visto che sempre più col placebo stanno meglio più con la medicina, quindi viviamo di placebo. Bene, allora c'è questo ritmo 4-1, interessante, il ritmo di 4-1, come c'è le famose pulsazioni, che se tu conti le pulsazioni del cuore in un giorno sono 25.920, che corrisponde all'anno platonico, la precisione dei pilotti. Quindi noi qua dentro abbiamo basta, ve lo studiamo, si può parlare, e poi se volete, se abbiamo 18 fatti, 18 respiri al minuto, 60 minuti diviso 18, 60 secondi diviso 18 fa 3,3 milioni, capite che abbiamo il battito di Cristo, c'è anche il 3,3 milioni, 3 decadi, 3 anni, e un terzo di anno, un terzo di mese, un terzo di settimana, un terzo di giorno, la vita di Gesù Cristo, 33 anni,3 milioni. Bene. Allora, poi qui c'è tutto un passaggio sui reni che è da leggere. Io vorrei stare un po' sul mio argomento. In ogni modo dice i reni, perché i reni sono il cervello del metabolismo e i reni sono profondamente collegati agli occhi. I reni sono collegati agli occhi, per cui tanti problemi degli occhi sono legati ai reni. Sì? Allora, i reni, siccome sono un cervello, anche lì c'è una mente che mente e tende a vivere di modo su. La mente che mente dei reni sono le paure. 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 Paure di star male, paure degli altri, insomma, abbiamo già visto le paure. Però quelle dei reni sono, perché sono le elaborano. E se poi scivolano anche, se vengono i ladri, mi rubano questo, mi corro dietro, scivolo, mi faccio anche male, vado la testa qui, non c'ho il cellulare, non ho lasciato casa, non arrivo al centro di città. Quello è senza fine, ecco, quello è il reno. Quindi lì è sul reno più che altro.
e lì c'è sempre il sistema dell'antica India che funziona bene, quando dice quando la mente mente, lo yogi indiano, aveva questo sistema qua, il falcetto. Lui prende un falcetto, vuol dire le forbici, ecco, tagli i pensieri. Avete mai provato a tagliare i pensieri? Funziona o non funziona? Funziona. Poi fai i tagli. E vedi che non c'è più. Ma come? Mi prendi in giro. E non sei andato a finire. Non c'è più. Quindi fate anche la tagliata di reti. Bene. Quindi c'è il problema della pressione. Allora, il problema dei reti sono gli zuccheri. Zuccheri. Purtroppo la parola zucchero è zeta, lì dobbiamo abbandonarla, eh? Il zucchero non fa bene nessuno. Ancora viene, mezzo cucchiaino giorno. Il zucchero. Viene, mi ha portato i biscottini stavolta. Perché sono sempre senza zucchero. Quindi basta, zucchero basta. Io bevevo i dolci e basta. Mentre il problema del sangue e cuore è l'alcol. Quindi due modi per fregarmi sono zucchero e alcol. Dopodiché si vede cosa fare. Quindi questi qui vanno a ferro. Alcol, anche la birra. Okay, poi la birra è diventata così, per cui la stessa cosa. Fai quel che vi interessa. Bene, e sempre il cuore dei reni, parlo ancora qua di Fife, parlo della paura, della gioia, invece per la gioia che invece di tre reni, tutto quanto, allegria, benissimo, e poi anche l'attività spirituale, quella che tre reni, quindi i reni sono collegati al cuore, perché i reni arrivano fino all'occhio, l'occhio è un sole e il cuore è un sole. Quindi c'è questo collegamento cuore, reni, occhio. Basta così. Bene. Allora, vado sempre con Pfeiffer. Il cuore diventerà un organo di percezione del Cristo eterno. Famoso maestro di me stesso, il famoso Cristo che nasce dentro, verrà dal momento dove uno basta che si centri, alle volte tira la giacchetta, ma diciamo uno basta che si centri e sempre il collegamento con Cristo, sempre. Quindi è la vigilanza 24 ore su 24 ore, devi comportarti in un certo modo, va bene. Questo ci permette di contemplare il Cristo eterico, dal Cristo arriviamo al Padre, avanti, perché tutto procederà, questo sarà spiegato meglio, a ondate. Non è che si apre una porta e basta, saranno ondate successive. Lo spiegheremo quando arriveremo un po' più avanti, se no anticipiamo tutto. Bene, questo far sì che sempre più questa forza del cuore, il cuore che è già un sole, diventerà una stella, e il nostro cuore potrà irradiare nel cosmo. Irradiare nel cosmo sorgente. È così che funziona. Quindi come fa l'uomo a diventare creatore? Attivando il quinto ventricolo. Come quindi il quinto ventricolo? Con la forza del cuore. Attraverso il pericardio. Pericardio è la madre. Capite? Io sono partito dal quinto ventricolo. E la madre diventa tutto inizio della madre con la Maddalena. L'essere nell'essere, ricordate la madre dell'essere nell'essere, per cui si chiama questo percorso di essere nell'essere. E abbiamo messo come simbolo il decreto. Perché si comincia dalla Maddalena e si arriva lì. Questo è il percorso. Quindi il titolo che abbiamo dato a tutto il percorso, vedete che era già studiato, era partire dalla Maddalena, che vuol dire poi sviluppare il pericardio, vuol dire cristianizzare i Kundalini, abbiamo già detto queste cose, e ti porta fino a questo quinto ventricolo. Abbastanza chiaro? Sì. Stanchi? No. Ecco, qui questo percorso del cuore, che siamo tutti chiamati, tutta l'umanità,
se uno non risponde in modo adeguato, adesso per favore non andate in paranoia, succedono problemi in cuore, perché palpitazioni oppure ostruzioni, per non parlare di valvole plastica, capite? E problemi. Quando succedono problemi a cuore, prima cosa non si fa un bel dente per fare la voce spirituale. Se per caso, perché la vita, oggi siamo a giugno, un anno fa non si sapeva certe cose, se abbiamo toccato il cuore in qualche modo in ferro chirurgico, l'unica è il Cristo, perché il Cristo mette a posto le cose. Quindi, o rivolgersi a Cristo, visto che ne abbiamo parlato, battesimo di fuoco. Battesimo di fuoco ha anche questa capacità, ha la potenzialità, dipende da me quanto mi amo. Perché non è che io vado lì, metto 1000 euro a Cristo, vado in chiesa, metto 1000 euro, compro un calderone così, e lo metto là sull'altare e dice adesso sono a posto, no? Non è così, non è così. Quindi è un lavoro che deve essere fatto proprio di apertura di cuore, avete capito questo, insomma, no? Va bene, allora, va bene, c'è ancora qualcosa che devo dire? Bene, la Terra diventerà una stella, va bene, va bene. Sono le 10:30, lo facciamo ancora un po'. Cioè, allora, pagina 43. Scusa, adesso sul cuore, magari è banale, ma un po' come medico, cioè uno che ha un infarto lo prendono a sua, nella sua incoscienza lo portano all'ospedale e gli mettono le mani addosso, ovviamente. Tu hai studiato acupuntura? Sì. Bene. Il mignolino? Che meridiano c'è nel mignolino? Del cuore. Del cuore. Allora tu prendi angolo ungueale si chiama. Sono due. Tu prendi l'altra dita, fai così, fai tic-ta, tic-ta, tic-ta. Cioè stringi, deve fare un po' male. E la base, angolo ungueale, si chiama così, gli dai il ritmo al cuore. Sì, ma io non parlavo di essere io presente lì a fare le cose, capisci? Quello lo portano in ospedale. Si chiama destino, esistono gli ospedali, dirò anche altre cose, dirò che quando uno è pronto, per combinazione passerà uno lì che sa fare il massaggio. Se non è pronto verrà quello del sbaglio, che sbaglia la strada, lo butta su e via la corsa, e l'ho già operato quando è arrivato la strada. Si è fatto tutto. Quindi sono vestiti. Vestiti. Ma cosa pensi della donazione di sangue? Io ero donatore di sangue, ero. Basta. Il sangue è un organo fluido, è come donare il fegato, è un organo fluido. Noi diciamo lì, mezzo litro, cosa vuoi che sia, no? È un organo fluido, che c'è anche dei problemi perché lo riceve. Possiamo stare a questa storia qua. Quindi uno fa quel che vuole, e se tu hai bisogno di sangue, ho detto c'è il sistema con l'acqua salata, ho detto ieri che. L'ho detto un'altra volta, era un webinar. Era in Coberbis. Vabbè, c'è troppi corsi che fanno così. Beh, allora voi sapete che quando vai in ospedale ti mettono una fisiologica. Che è questa? Prima roba fisiologica, tanto non ti muovi più perché sei così e te l'ho già sistemato. E i testimoni di Genova rifiutano le trasfusioni, lo sapete, sì. Però accettano la trasfusione di acqua marina, non so se lo sapete. No. Hanno un posto che è segreto, dove raccolgono, segreto per me, dove raccolgono l'acqua di mare purissima da qualche parte, che non lo so, e loro, diciamo, si fanno le trasfusioni di acqua di quel mare lì, però di avere l'ospedale che lo fa. In senso, come dire, minore è la soluzione fisiologica, perché l'acqua di mare c'ha una, dovrei usare la parola energia,
ha una risonanza di vita che corrisponde al sangue umano. Perché l'acqua di mare, se non lo sapete, è mare Maria. Ecco, se non lo sapete, l'acqua di mare con tutto quel moto ondoso, voi capite che quindi non è una vibrazione, è un moto ondulatorio, c'è solo le forze della mare. Quindi il testimone di Geova lo fa. Da noi ci fanno la fisiologica, e da qualche parte, non dico più in quale corso dentro, conoscevo un medico di Padova, era un iraniano, che curava tutto con l'acqua e sale, col sale. E arrivava a concentrazioni di sale spaventose, eravamo a pranzo insieme, lui si è fatto un risotto. Da una persona che era una cuoca, che non vi dico che brava che era, questo qua ha preso il cucchiaio, c'era la saliera e ha fatto così. Noi, no, veramente, la cuoca piaceva, no, veramente. E poi quando l'ha riempito disse, guarda che era veramente cucchiaiate, proprio. E poi disse, bene, adesso c'è messo il peperoncino, ma altri cucchiai di peperoncino, no? E lui curava tutto col sale. Ha fatto i complimenti alla cuoca. È riuscito a capire, ed era veramente bravo, eh. E lui ha preso come medicina araba, avevano ancora l'uso del sale. Lui l'ha ripreso questa vecchia tradizione, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui diceva che curava anche l'AIDS, quella volta era di moda l'AIDS, di moda erano quegli anni lì, 30 anni fa. E va bene, va bene, va bene, poi ha preso l'ictus. Pensierino l'abbiamo fatto un po', però lui diceva proprio che se uno ha un tumore in casa terminale, invece che dare gli antidolorifici, lo metti in vasca da bagno, soluzione sopra satura di sale 200 grammi per litro, cioè il mare ha 35 grammi di sale per litro, quei 200 grammi neanche si sciolgono. Va bene. Tu butti a cagazza, sciogli quel che sciogli, metti dentro la persona, adesso non so dirvi ogni quanti giorni, però i dolori non vengono. Perché l'importante è morire coscienti. Perché morire bisogna, ma l'importante è morire coscienti. L'importante è morire coscienti. Poi nessuno ci riesce, perché gli ultimi 10 minuti c'è un prego. Vabbè, 10 minuti, ma se cominci a farti 3 mesi di morfina, c'è un suo libretto che gira il sale, Catrin, con la K si chiamava, Catrin. Ma Enzo anche mare, Marte e ferro, no? Sì, ma tu la sai la storia del mare? No, la vedi la storia di... allora serve anche il ferro, sì, sì. Sì, ma questo ve l'ho detto pure una volta. Le conoscenze antroposofiche, spirituali, se uno te ne racconta una, dici ma guarda cosa ti fa perdere tempo sto qua. Quando cominci a avere il quadro, vedi che tutto si sostiene. Allora cominci a avere il quadro di insieme. Nel quadro di insieme vedi che è perfetto, perché è di Dio. Ma quando è solo un frammento, ma guarda come perde il tempo quello lì a dire bacianate, capisci? Mi ricordo il mio cognato, mi dice, ma come fai tutta la domenica a guardare le partite di calcio? Ma io non so come fai tu, sta tutto il tempo con quei libri in mano. Hai ragione. È un livello di coscienza. Lui ci vedeva tutto il calcio, minuto per minuto, e io mi faccio tutto. Immagine di pagina 43. Questa immagine ci è costata tanta fatica, è sempre una domenica del niente, ci è costata fatica a arrivare qui. Perché noi ci interessa il cuore adesso. Vedete, atrio destro, lo vedete, entra, c'è scritto elemento acqua, dagli organi, quindi entra sangue sporco, c'è scritto lì, entra sangue sporco nell'atrio destro e lì ci sarà il pensiero misericordioso. Allora il pensiero puro misericordioso, il pensiero puro non è sapere tutto della carne. Quello è il sapere puro della testa, ma quando il sapere puro va nel cuore, un aspetto che cos'è? Arriva il sangue sporco e io lo faccio entrare. Viene uno che ha bisogno e io lo aiuto.
con tutti i riferimenti ai balconi, agli immigrati, tutto. Che poi c'è una politica che è storta, sbagliatissima, diciamo, però io parlo dell'aspetto umano, poi la politica ha rovinato, perché 40 milioni di italiani sono andati via col balcone, un secolo fa, 40 milioni, c'è un'altra Italia in giro per il mondo. Mi ricordo di Argentina che mi facevano queste interviste, era spagnolo, e alla fine dicevo, mio nonno Sicilia, perché non sanno più l'italiano, mio nonno Napoli, non sanno dire di più, no? Bella Napoli, fine, proprio l'hanno dimenticato, tre generazioni l'hanno dimenticato, però era normale, metà degli argentini sono italiani. Bene, allora, atrio destro, pensiero misericordioso, misericordioso, misericordia, partecipazione di cuore, no? Misericordia, cardio, cuore, misere, partecipazione di cuore. Quando quindi qui il cuore si apre, espansione, l'espansione è eterico. Quindi qui c'è, è scritto dopo, qui il cuore in questo ha l'impulso eterico. Se io mi espando eterico, entra la valvola, entra il sangue. Ma se io mi espando, qua sotto c'è un'altra valvola, la tricuspide, che parla col ventricolo. Ma se io qui mi espando, chiudo la valvola. Quindi si riempie l'atrio. Entra da fuori, ma non scende dentro. Poi questa che si espansa, cosa fa? Si contrae. Astrale. Eterico, astrale. Eterico, astrale. Quando si contrae, cosa fa? La valvola si apre. Quindi va giù nel ventricolo. Nel ventricolo c'è il pensiero amoroso. Vedete? Misericordioso, accetta. Amoroso, adesso agisco. Prima ti ho fatto entrare, adesso ti do da mangiare, capite? Ecco. Amoroso quindi scende, scenderà. Allora, il cuore non è assolutamente fatto così, Non c'è la valvola di sotto, ma nella figura che vedete del cuore è un complicato, spaventoso, quindi questo è lo schema. Esce dal ventricolo, in realtà, guardatemi, non esce così. Entra per, esce per le ansie di sopra, Però, buonanotte. Esce, ci interessa che esce l'amoroso e va ai polmoni. Quindi l'amoroso porta sangue ai polmoni dove vuole e rinasce. Rinasce, giro, 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 quindi scusate, elemento aria adesso perché va ai polmoni. Giro, giro, gira, entra nell'atrio sinistro. Pensiero vivo, si è vivificato. Quindi un pensiero che adesso non ha più pensieri impuri, un pensiero impuri viventi. Vi ricordate parole viventi, immagini viventi? Guardate che siamo lì, è un altro modo per tornare lì. Io sto cercando di portare tanti fili per arrivare allo stesso risultato. E ognuno di noi avrà, magari uno studiato il cuore per i tipi suoi, Luca, come sei Luca? Luca, tu nel cuore sei tutto, vero? Sì. Lui anche te sei tutto ancora. Chi non ha avuto a che fare col cuore si può fare le sue valvole, buone valvole. Conosco quelle della bici. Bene, quindi lui entra dall'altro sinistro, pensiero vivo, capacità di sviluppare pensieri viventi, non lo fa la testa. La testa sviluppa il pensiero puro e diventa pensiero puro vivente. È una qualità in più. E quindi entra, va bene, quindi c'è un'espansione, entra, poi c'è la contrazione e esce dal ventricolo, c'è il ventricolo sinistro che diventa vero, vero, via verità, vita, e vivo diventa vero, e va in tutti gli organi, attraversa gli organi, benissimo, e poi torna dentro sporco e avanti così. In questo, allora c'è il cuore, ma vedete il cuore per favore con queste due parti esterne. I polmoni dove muore si rigenera e gli organi dove dura vita e si sporca. Quindi prende e dà. E in mezzo c'è il cuore che lo fa a nostra insaputa, però noi possiamo metterci la nostra saputa adesso perché il centro del cuore c'è scritto io cosciente. Io cosciente. L'io profondo è nel centro del cuore. L'io profondo è nel centro del cuore. Bene.
Poi ci sono alcuni particolari, lo dico per chi vuole avere un po' più di sostegno, che le valvole, tra gli altri ventricoli, ci sono le valvole. Quella di destra è una tricuspide, quella di sinistra è una bicuspide. Perché? Perché fanno due valvole diverse? Perché quella di sinistra, qui c'è Lucifero che agisce in noi. Quindi è molto più luciferico, essendo più luciferico, Lucifero porta due. Quella di destra è più verso il centro, quindi è una tricuspide, è più cristica. Chiaro? Quindi nella morfologia proprio del cuore sono tutte espresse queste forze di cui stiamo parlando. Solo che se è ben così, la tricuspide è... Tanto è tutto un caso. È tutto un caso che tutti abbiamo le gambe così, le valvole così, sarà proprio un caso. Bene. Questo ve lo potete leggere, perché quando noi all'esterno del cuore, sono qua, guardate, quando noi all'esterno del cuore è questo, quando all'esterno del cuore riusciremo a creare questa circolazione, morte, rinascita e porta vita, passando per il cuore, adesso faccio solo i due cuori esterni, queste sono le nuove macchine. Queste sono le nuove macchine. Io devo creare un cuore. Fuori, dove c'ho una generazione di nascita e un utilizzatore. Gli organi utilizzano, no? E i polmoni si rigenerano. Quindi il polmone sarebbe il motore, l'energia elettrica, non so come chiamarlo, no? La benzina, no? Quella che fa andare. E qui abbiamo le ruote che girano, parlando di automobili. Ora in mezzo c'è il cuore, che sarebbe tutto il sistema della macchina motore. O l'ho messa sulla meccanica che non. Perché queste non sono macchine, sono apparati organici. Però non è ancora ora. La chiave, io adesso l'ho detta a 100 passa persone, quindi vediamo se qualche gruppo risolve qualcosa. Però questo schema, cuore con morte e risurrezione e utilizzatore, questo è lo schema con infinite varianti che sarà le nuove macchine, portare vita nell'inanimato. Bene, fin qui siamo arrivati, vedremo se un giorno arriverà qualcosa di più. Farle adesso come il povero Fife che l'ha fatto, avete distrutto tutto, perché se no viene distrutto tutto. Non ci sono forze morali per sostenere questo, quindi non c'è abbastanza protezione. Tutti fanno fuori, non è quello, perché tanto non è quello il punto. E tutto viene distrutto, perché oggigiorno possono far fuori anche col mitra, ma adesso usano di più lo, come si dire, squalificare una persona, come si dice? Denigrare la macchina del fango, che dicono. Sì. Quindi tu e tutto quello che dici, questo è il problema, è quello che dici, quindi tutta questa scienza dello spirito, si avete letto un anno fa, per esempio, dentro anche il Parlamento contro la biodinamica, stregoneria, non diamo soldi ai stregoni, capisci? E lì ha preso tutto dentro. Benissimo, allora questo non è spiegato le nuove macchine, è solo vi ho dato qualcosa in più. C'è di più in questo schema. C'è di più. Allora, questo ve l'ho detto, i quattro pensieri. Allora, ognuno di noi avrà una preferenza per un pensiero puro. C'è chi sarà portatore del misericordioso, chi dell'amoroso, chi del vivente, chi del vero. All'inizio. Poi dopo riprendi tutto quanto. Si comincia. Vai a scuola e cominci con la prima elementare. Aspetta, a 5 anni ce l'ho fatto anche la quinta, no? Ci vuole il suo tempo. Allora, questo qui è collegato a una cosa che non vi immaginerete mai, ed è collegato ai vulcani. Ai vulcani, perché il vulcano, se non sapete, è un vulcaino. Non è un vulabelit. È un vulcano, non è Abele, eh? È un vulcano, Allora, è il vulcaino. Qua bisogna leggersi le conferenze dello Steiner, però io vi do adesso la sintesi. Ci sono quattro vulcani principali sulla Terra. Ce ne sono un'infinità, ce ne sono quattro principali.
senza adesso a memoria non me lo ricordo i collegamenti, quindi in Giappone, mi sembra verso l'isola di Hokkaido, ma non mi ricordo esattamente, e Messico il vulcano di Malinche, questo c'è, sono andato a trovarlo, Malinche, ho capito come si pronuncia, in Messico, che è un vulcano bello grosso, spento, bello grosso. Poi c'è il Caucaso e poi c'è il Polo Sud. Polo Sud c'è da qualche parte, non so dove, Polo Sud. Questi sono i quattro vulcani principali. Allora, perché vi dico questo? Perché i vulcani stanno agendo per l'evoluzione della Terra. Ma come fa? Quando fa eruzioni, morti, disgrazie, tsunami? Sì, se tu vedi quello, ma fa anche gas. E in quei gas ci sono delle sostanze omeopatiche, vergini, perché vengono da sottoterra, vergini, che creano un aerosol, diciamo un aerosol nell'aria, quindi c'è un prodotto omeopatico che gira nell'aria perché l'uomo si risveglia, prende coscienza di dove sta andando. Quindi il mondo spirituale sta aiutando l'umanità attraverso i vulcani. Se fate una piccola verifica, vedrete che negli ultimi 20 anni i vulcani sono scatenati. Bene. Perché questo è l'aiuto. È il problema che l'uomo dall'altra parte c'è per la televisione ed è ricco. Quindi bisogna capire. Ci sono forze che vogliono addormentare l'uomo e forze che lo vogliono svegliare. Quindi questo aerosol che ha fatto il giro della Terra, quindi il vulcano, questi aerosol che ha fatto il giro, quindi ci sono continuamente queste forze di aiuto, anche attraverso l'aria. Ve lo dico, quando uno si sente sempre solo, disperato, che sono tutti aiuti, però se io non mi apro, è l'aiuto passa via. Sapete che la gente, quello che è in naufrago, in mezzo al mare, chiede Dio mio, dammi la barca, e gli arriva invece il salvagente, che non la ricordo neanche più, e dice, ma io volevo la barca, e detto, lo salvagente, insomma, no? Cioè, noi ci fissiamo sulle cose. Noi pensiamo che l'aiuto deve venire come noi abbiamo compreso. In realtà noi non abbiamo compreso nulla, perché se noi comprendiamo, siamo nel cuore. La mente capisce, capo, capire, capo, comprendere, prendere dentro, capire, comprendere, italiano, va bene? Quindi noi, se siamo bravi, capiamo, perché ci danno male informazioni di via, ma noi dobbiamo arrivare a comprendere. Allora, hai queste forze qua, è chiaro che per comprendere, di aver purgato le false informazioni che abbiamo dato, pensiero puro. Ci siamo? Prego. In questo processo, chiaramente, il processo respiratorio è fondamentale, non questo comprendere, noi prendiamo respiro. Può essere che questa macchina, che lei diceva, questa nuova macchina, ci serva per respirare la radioattività, trasformare la radioattività? In modo di più anche. Che ti limiti alla radioattività? Tu vedi fino lì come problema. Sono anche di più. Va bene, ci aiuterà anche quello. Ma lì puoi fare già qualcosa con l'omeopatia. Va bene. Quindi c'è qualcosa tu, sul cuore, così, sul pensiero puro, vulcani. Allora, ad esempio, sui vulcani. Io lo dico così, c'è chi si sta impegnando a far sì di ridurre, adesso devo dire l'altro modo, se noi non facciamo niente i vulcani aumenteranno sempre di più, ma se noi invece coscientemente ci impegniamo a comprendere, più che noi comprendiamo meno avremo bisogno di vulcani, o con la testa o con le botte in testa. Quindi il discorso di comprendere vuol dire aiutare. Quindi è per noi, ma anche quel povero
disgraziato, siete mai stati in quell'aereo a Napoli? Si atterra a Napoli. E vedi, passi sopra il Vesuvio. Vedi la bocca del Vesuvio, quello te la vedi bene, e sul crinale, il crinale è quello che fa così, hanno fatto delle case. Che di qua guardi Napoli, di là guardi la bocca del Vesuvio. Dico, ma chi è andato? Adesso non ce l'avrà. Ma non che mi fai il piano di sicurezza? Per un... ora ho fatto la torre di arrestamento, non lo so. E lì, parti di lì e c'è la bocca del Vesuvio. Cioè, non ci avete fatto caso. Prego. Non parlare solo. Volevo sentire la... più forte, però. Volevo sentire la sua opinione sulla zonoterapia. Una parola. Chiedere. Ma sai cos'è lo zombie? No, dimmi cos'è lo zombie. Cos'è lo zombie? Potrei. Vabbè, chimica, bravo. Chimica, bravo. Bravo. Spiritualmente che cos'è? Allora basta. No, non lo sa. Tu guarda cos'è lo zombie. Ti prendi un libro che non so se c'è ancora, ma io l'ho scritto anche, sul bacino per le forze manipolatrici eteriche, c'è un bello schemino di come si forma lo zombie. Quando c'è tempo ha, con il trattamento all'ultravioletto si produce ozono. La macchina? Sì, non viene dal sole, vero? No. No. Allora, trattamento UV e ozonoterapia. L'ozonoterapia te la fanno anche gli antroposofi. Tanto quando non capisci, va tutto bene. Prego. No, c'era la mi sono chiesto, adesso chiedo, visto che ha avuto l'argomento zoonoterapia, chi lavora, cioè gli operatori che lavorano, dove viene fatta la zoonoterapia, cioè praticamente la fanno? Io lavoro in un ambulatorio dove viene fatta la zoonoterapia. Domanda, nella tua vita hai cambiato lavoro qualche volta? Ho cambiato... Sì o no? Sì. Sì, e perché non cambi un'altra volta? Non sei morta, no? Non sei morta, senza mangiare. Ciao, Ciao, Presto, c'è Yao dentro anche qui. Ma sì, ma non mi interessa lo sdoro adesso, state buoni. Ne parleremo se avanza tempo alla fine. Lo sdoro è un'alchimia del cosmo. È un prodotto alchemico del cosmo, legato agli eteri liberi. E tu lo fai con gli UV artificiali, va bene, ti fai la scimmiottatura di un processo alchemico cosmico, sottolineo cosmico, non terrestre. Perché qui di ozono non ce n'è praticamente. L'ozono deve esserci un fulmine, un lampo temporale, quindi c'è un saettone, che il fulmine è un fenomeno cosmico, affinché fulmine affinché quel di Coverlis, prima capitazione, affinché quel fulmine, cosa succede? Che i fulmini, anche quelli stanno aumentando a chili. Che? Sì, primo fenomeno di vita. Entra dalle idee vitali nei segni, e poi lo portano. Quindi tutti i fulmini che ci sono, ci stanno bombardando di impulsi di luce per rinnovare il nostro modo di pensare. Sì, ma rispettare il temporale, piccolo particolare, no? Ma dopo lo zono te lo fai da solo, dai. Te lo fai da solo, non che compri la macchinetta. No, perché mi ha precisato. Allora, io sono lavoro grosso in Messico e ti mando i prodotti via etere. Loro hanno lì la bottiglia di acqua distillata, io ho il mio prodotto, loro li ho educati a spazio e tempo, sono bravissimi, e tutto funziona bene. Ultimamente ci sono problemi. E gli ho detto, ma che avete cambiato il tipo di acqua distillata? E insomma è venuto fuori che è acqua distillata con gli UV. E con l'acqua distillata con gli UV il ponte non c'è più, cioè c'è al 90%, non più al 100%. Quindi, tutto fatto un lavoro
quella radioattività, perché gli UV sono nella fase dello spettro dei raggi, qui c'è la radioattività, qui c'è la luce normale, gli UV sono qui al confine. Dopo l'UV c'è raggio X, UV, raggi X, e poi ci sono tutti quelli alfa, beta, tutto quel che volete, no? Però l'UV è il cugino, anzi forse il fratello, dei raggi X. E quando un'acqua che deve fare un lavoro spirituale è bombardata con gli UV, tutta l'acqua che comprate in bottiglia minerale, se l'avete capito, non è acqua morta, è acqua morta quasi radioattiva. Anche quella degli acquedotti. Sì, ma quella degli acquedotti è bene in movimento. Perché il movimento, abbiamo visto che cos'è il movimento, no? Ma quell'altra è ferma, è ancora peggio. Poi è fatta per osmosi, che sappiamo cos'è l'osmosi, insomma basta, però non entriamo in questo. Questo l'ho studiato da un'altra parte, adesso facciamo il quinto vedere. Bene. Quindi comprendere le cose, lavorare per comprendere, riduce la necessità dei fenomeni atmosferici gravosi. Tutto quello che sta succedendo, vulcani, fulmini, bombe di acqua, gruppi di calore di vento, cosa c'è ancora? Quello che sta succedendo, ricordate il mese scorso, quello che sta succedendo. Perché sono non capisci con la testa, te la faccio capire con le botte in testa. Perché quando tutti siamo passati sotto per Faenza, dove che era, piangeva il cuore per quelle montagne di mobili accatastati, quelle non c'erano più niente. La casa sarà marcita, tutti i mobili da cambiare, la macchina non ci sarà più, il lavoro chissà se c'è ancora. È come un terremoto, eh. E lì ci fa il pensiero. Tra parentesi, l'acqua, se c'hai amici che hanno i terreni allagati, quell'acqua porta giù entità di acqua negative, sarebbero le ondine. Le ondine cattive, usiamo questo termine, il servizio di arenere, ti inquinano il terreno. E se tu fai agricoltura convenzionale, parliamo di agricoltura, ci vogliono circa 15 anni prima che sia Francisco. Se fai biologico saranno 2 anni, se usi e alle dice più uno lo fai subito, se c'è gente là, la pugnata, là. Ecco, perché questo qui crea tutta una conseguenza del terreno. C'era anche uno della cultura che mi diceva, c'era uno che diceva cultura. Buono questa cosa, cioè. Buono dal punto di vista. Chi è che faceva questa cultura? Chi era quando diceva? Fatto un po'. Allora, un agricoltore, quando c'è una giornata di vento, non fa non faceva. Perché dice ci sono energie perverse, c'è vento, insomma io ero a Trieste, il vento c'era due giorni su terra, energie perverse, oggi chiudo il laboratorio, figurati, capisci? Ma anche l'acqua che viene giù così, chiamiamola, uso i termini che usano loro, ecco, energie perverse, sono entità, esseri elementari che sono causa l'abbandono da parte dell'uomo che non le riconosce più, ma non c'è servizio di altri. Non c'è moralità di essere diventato. Non c'è moralità, zero. Moralità vuol dire io, non ando io. Quindi sono il servizio di altre entità. Per cui ci sono i gruppi di aria, i sinfidi, i gruppi di acqua, le alluvioni, i tsunami, e poi i gruppi di fuoco. C'è anche gli incendi, no? C'è un problemino di incendi, no? Ecco, basta, avete capito? Bene. Allora, o che la casa per la brucia di incendi, o ve la viene la tromba d'aria, o ve la allagano, o viene il terremoto, scegliete. Oppure ti metti un cammino spirituale e sei protetto. Questo sarà, anzi, questo è. Ci siamo arrivati, diciamocelo, e basta. Sono le 11. Io non ho capito una cosa, mi perdono. Cioè, quindi questi fenomeni del tempo che vediamo sono praticamente entità al servizio di altri. In questo momento gli altri o i loro praticamente utilizzano le stesse entità che dovrebbero essere, cioè, essendo nella creazione del mondo, dovrebbero essere tra virgolette positive, no? 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 Tu usi l'aspetto ombra o l'aspetto luce di quell'entità?
tu l'acqua e sete acqua, ti do 5 litri. Se un uomo beve 10 litri di acqua, muore. Sono solo 10 litri di acqua così, muore. Di indigestione. Indigestione di acqua non ne viene fuori. Con la birra te ne passano 5. Perché c'è la componente frizzantina. Quindi, allora l'acqua è bene o male? Il sole che fa maturare l'insalata, diciamo il pomodoro, beh. Ho capito. Ma quando arriva troppo sole, sempre quel sole lì, a un certo punto lo fa maturare, poi dopo che l'ha fatto maturare lo fa morire. Allora cos'è il sole? Porta la vita o porta la morte? È sempre quello. Vita, morte, bene e male, ne abbiamo eliminati ormai. Quindi dipende da cosa guardi. Va bene? Adesso. Pausa.